rapporto era molto stretto, noi andavamo in casa della gente, noi portavamo qualcosa di importante che cambiava la vita di queste persone. Io entravo in casa loro e avevano ancora la cucina economica, avevano ancora la bombola di GPL, qualcuno non aveva neanche l'acqua se andava giù nella fontana perché erano delle cascine. Per cui portavamo un servizio ed era, l'operaio sentiva fiero di questo, era molto partecipe alla vita dell'azienda. Raccontare la storia ultracentenaria di Iren, una delle principali aziende multiservizi italiane, significa addentrarsi nella storia economica e sociale del nostro paese. Per conoscere meglio quelle imprese, chiamate aziende municipalizzate, create dai comuni all'inizio del Novecento, con l'obiettivo di far sviluppare i centri urbani, anche grazie a sempre migliori servizi di pubblica utilità. La nascita delle municipalizzate in Italia va infatti collocata nel contesto di un periodo di grande sviluppo economico che il nostro paese visse tra il 1895 e il 1907. Furono 12 anni di grande crescita internazionale, alla quale l'Italia riuscì ad agganciarsi, grazie alla scoperta di quello che allora veniva chiamato il carbone bianco, vale a dire l'energia elettrica, la quale divenne un prezioso bene sostitutivo del carbone stesso, fonte di energia fondamentale per la prima rivoluzione industriale. In questo contesto di grande sviluppo, crebbero soprattutto le città che si fecero aree di insediamento delle principali imprese, in particolare nel famoso triangolo industriale. Torino, Milano, Genova diventarono il cuore della prima industrializzazione italiana. La crescita della popolazione urbana richiede tutta una serie di servizi che vanno approntati, dall'illuminazione delle strade ai trasporti pubblici, alla fornitura di energia e quindi gas, elettricità, ma anche acqua. Ora, non sempre l'iniziativa privata era sufficiente a fornire i servizi richiesti. Per far fronte alla nuova domanda di energia, nel 1903 venne approvata la legge Giolitti, dal nome del suo proponente. Una legge che consentiva la costituzione di aziende municipali, con l'obiettivo di colmare le ormai insufficienti iniziative private nella fornitura di servizi. Naturalmente le scelte che le varie municipalità compiono dipendono proprio dalla situazione e dalle necessità di approntare quei servizi legate alla località in cui la municipalità si trova ad operare, e gioca in maniera differente a seconda delle differenti realtà locali la presenza di iniziative private sufficienti e adeguate ai bisogni, o viceversa la necessità di intervenire con la mano pubblica a coprire quella che gli economisti chiamano i fallimenti del mercato. Le aziende municipali nacquero in differenti zone del nord Italia, con modalità e tempi definiti da esigenze locali, ma sempre a partire dall'urgenza di offrire servizi ai cittadini e alle imprese in ambito energetico: elettricità, gas e acqua. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, il fabbisogno di energia elettrica aumentò drammaticamente. La Grande Guerra fu un conflitto di logoramento, nel quale contava la capacità di rifornire l'esercito per anni e anni di ogni tipo di necessità, da quelli più strettamente bellici a quelli legati al mantenimento delle truppe.
le aziende municipali piemontesi, liguri e dell'area emiliana finirono per assumere un ruolo fondamentale nel corso di quegli anni. Alla fine del conflitto, dunque, gli impianti delle aziende municipali si trovarono ad essere accresciuti a livello complessivo e con un grande miglioramento tecnologico. Divennero, insomma, delle imprese grandi sotto il profilo della dimensione, capaci anche di condurre in proprio ricerca e sviluppo. Soprattutto, sarebbero divenute elementi trainanti nell'industrializzazione del paese. Negli anni fra le due guerre, il tasso di crescita dell'economia italiana rallentò, in parallelo ad una riduzione che interessò tutto quanto il mondo industriale dell'epoca. Nonostante però questo periodo di rallentamento relativo, diciamo, no, della velocità del progresso economico rispetto ai primi 10-15 anni del Novecento, continua un processo che già era in atto dall'inizio del Novecento alla crescita dell'importanza relativa di quelli che sono stati i settori trainanti della seconda rivoluzione industriale, vale a dire soprattutto l'industria metallurgico-meccanica, ma anche l'industria energetica. Soltanto una visione, sia pure rapida, con la mediazione dell'obiettivo cinematografico, che conduce l'occhio dello spettatore dove altrimenti non arriverebbe mai a vedere con tanta impressionante chiarezza, può dar la misura della grandiosa continuità di lavoro e di organizzazione tecnica e scientifica richiesta. Si arriva alla fine degli anni 30, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, con un patrimonio industriale, produttivo, di tutto rispetto, che è nelle mani di aziende municipali. A ciò va aggiunto che le aziende municipalizzate erano considerate all'avanguardia anche sotto altri punti di vista, in particolare per il risvolto sociale che le grandi imprese dell'epoca portavano nelle comunità. Dunque, io sono entrato in azienda nel primo luglio del 43 e mi hanno preso qua in azienda anche se non sapevo né scrivere né quasi parlare, parlavo un po' il piemontese. E poi da allora ho cominciato a fare scuole serali, finché ho preso il diploma da geometra e nel contempo in azienda ho fatto la mia carriera, diciamo. I servizi rivolti ai propri dipendenti, le prime forme di trattamento previdenziale, erano infatti espressione del corretto e nuovo rapporto fra impresa e lavoratori. Questo cementa relazioni particolari tra dipendenti e impresa, perché molti dipendenti si sentono partecipi di imprese che non hanno come scopo semplicemente il perseguimento del profitto privato, ma che hanno come scopo quello innanzitutto di fornire un bene collettivo, un servizio pubblico. Dunque, questa attenzione che si sviluppa, questa identità che si sviluppa nel personale, farà sì, tra l'altro, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale vi sia tra i lavoratori delle imprese municipalizzate una partecipazione consistente alla resistenza, alla difesa degli impianti dai rischi di distruzione, deportazione e così via. Adunanza dell'11 dicembre 1942. Una bomba esplosiva demolì la parte del fabbricato prospiciente Vico Rovere. Ne seguì un incendio che distrusse completamente la sala della presidenza. Le reti di distribuzione gas e quelle degli acquedotti furono colpite in taluni punti in modo grave. Finita la Seconda Guerra Mondiale, le imprese municipalizzate diedero un contributo notevole alla ricostruzione dell'economia italiana, caratterizzata da una crescente richiesta di energia
che vedrà il suo culmine durante il miracolo economico, con la diffusione di beni di consumo di massa e in particolare degli elettrodomestici. Contributo che si concretizza nella costruzione di nuove centrali, di nuovi impianti, in una crescita dimensionale che corre, rincorre e favorisce la corsa della crescita economica in una fase di espansione eccezionale dell'Italia, nella quale l'Italia si colloca ai primi posti a livello mondiale nel tasso di crescita del prodotto interno lordo, nel tasso di crescita economica. Il vicepresidente del Consiglio Saragat e il ministro Romita hanno inaugurato in Val dell'Orco la ciclopica diga di Piantelesio. Il poderoso sbarramento, alto 80 metri, è stato costruito in 5 anni di lavoro a quota 2000. Così la città riceve dalla montagna vita, calore e luce. Luce che è mezzo di lavoro, che rischiara le notti invernali, che anima le strade tumultuose del centro e quelle che pigramente si affacciano al fiume. Gli eventi bellici non erano tanto lontani, quindi i cittadini avevano nei confronti delle municipalizzate una stima e una fiducia che rappresentava il valore di queste municipalizzate. E di contro, per chi eventualmente fosse l'operatore, il dipendente di queste società, l'orgoglio di appartenere a queste società con una missione di servizio pubblico. La fortuna è di lavorare attorno a un ideale, un obiettivo che tu ci credi. Il lavorare non è la fatica. Mia moglie mi ha sempre accusato di guardare più il lavoro che ovviamente la casa. Però spassionatamente è una cosa stupenda. Erano gli anni 60 dove dall'utenza alla direzione c'era questa voglia, sottolineo, di questa gestione pubblica dei servizi. Per qualità, per necessità. Cioè noi eravamo sempre in frontiera, in trincea, e quindi ogni giorno era una superba sfida al nemico. Era questo che ci teneva e non si guardava l'orario. Va bene, si saltava i pasti perché ogni giorno c'era un Machiavello da vincere, un comune da conquistare, era una continua, era lì la nostra macchina, il nostro carburante. Ci sentivamo investiti di un qualcosa, cioè il senso di fare. I nostri padroni erano gli utenti, i padroni erano i cittadini. Noi dovevamo fare il meglio. Tra gli anni 50 e 60, l'accelerato sviluppo industriale e le ondate migratorie dirette verso le grandi città del nord trasformarono il territorio, provocando profondi mutamenti sociali. Ai governi democratici si presentò una vera e propria sfida: costruire, anche coi servizi energetici, un tessuto civile unito, un assetto produttivo capace di soddisfare le nuove ambizioni di sviluppo e di benessere. Rapido ed incalzante è l'estendersi della città con i nuovi quartieri che a stento tengono il passo con l'accrescersi del numero di abitanti, attratti per le maggiori possibilità di lavoro anche dalle altre regioni d'Italia. L'attività produttiva in continua espansione ricorre sempre più alla meccanizzazione e richiede di conseguenza sempre maggiori quantitativi di energia. Se questo territorio è quello che è oggi, è anche grazie ai servizi che questa azienda ha fornito nel corso di oltre 100 anni. Portare l'acqua, il gas, la luce, le fognature non è proprio secondario rispetto sia all'evoluzione della quotidianità della vita delle persone e dei cittadini, ma anche dell'impresa. Fare impresa su un territorio dove esistono i servizi è molto più facile che fare impresa là dove i servizi non esistono, se non impossibile forse. Per cui questa azienda nel corso della storia si è evoluta in maniera dinamica. Ci sono stati momenti in cui questa azienda al suo interno riassumeva tutti i servizi che la municipalità gestiva, per cui non solo l'acqua, la luce, il gas, ma anche i trasporti e la nettezza urbana.
La fine del boom e lo shock petrolifero dei primi anni 70 misero in crisi i modelli economici del tempo ed imposero a tutta la società di ripensare i concetti di progresso, sviluppo economico e benessere sociale. Negli anni a seguire, le municipalizzate, spinte da un bisogno di crescita sempre più sostenibile, investirono con decisione in ricerca e sviluppo. Naturalmente, destinare risorse significative alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi sistemi, richiede dimensioni di impresa sufficientemente ampie. Allora era veramente una qualcosa che si stava proprio creando, no? Creando, quindi uno si sentiva un pezzo dell'azienda che si stava creando, ti sentivi, grazie a te anche cresceva l'azienda, hai capito? Le caratteristiche ambientali della Emilia, unite a invece le caratteristiche più produttive dal punto di vista energetico di Torino, ha fatto sì che ci fosse complementarità e quindi, come dire, delle sinergie significative e utili per questo aspetto. Ecco che allora, naturalmente, negli ultimi 10 anni è nata IREN, appunto con queste caratteristiche, che ha fatto sì che lo sviluppo della società fosse ancora più importante, perché ci sono state altre aggregazioni, specialmente dal punto di vista dell'aspetto ambientale e naturalmente anche dal punto di vista energetico. Ci si poneva un po' il problema di strutturare l'azienda in modo tale che avesse quelle capacità e quelle competenze economico-finanziarie ed industriali per poter affrontare quelle che erano le sfide che si stavano sviluppando in quegli anni, no? Quindi abbiamo incominciato a immaginare di costruire un modello per certi versi anche nuovo nel panorama italiano di aggregazione fra società ex municipalizzate. IREN e le altre aziende municipalizzate si trovano ad essere particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e operano investimenti consistenti nella ricerca che va in direzione dello sviluppo sostenibile. Economia circolare e sostenibilità ormai fanno parte del DNA dell'azienda. La nostra produzione di energia elettrica è prevalentemente da fonti rinnovabili e ad alta efficienza cogenerativa. Siamo leader in Italia per il teleriscaldamento e questo dà un grossissimo contributo all'ambiente. Questa per noi, con concretezza, è la sostenibilità ambientale. Io credo che le tre principali trasformazioni che negli ultimi 10 anni il gruppo ha avuto siano: uno, la capacità di avere chiarezza di obiettivi ed in questo avere la capacità di identificare anche nuovi modelli di business. Due, la snellezza organizzativa che ha consentito di raggiungere già risultati importanti, coerenti con gli obiettivi delineati. Tre, i forti investimenti in digitalizzazione e tecnologia. Quindi ci sono tutte le premesse perché IREN, da attore multiregionale, possa diventare un attore con una visione nazionale, mettendo al servizio del paese quelle professionalità e quelle esperienze che sono il risultato di una storia lunga, potrà dargli una dimensione che va ben oltre quello che era stato nell'idea di chi l'avviò circa 100 anni fa. Economia circolare, risparmio energetico, sviluppo sostenibile sono le sfide già intraprese che caratterizzeranno gli obiettivi IREN per i prossimi anni al servizio dei cittadini e dei territori. Oltre 100 anni di storia, di radicamento nelle comunità. Questi sono i punti di forza per guardare avanti, per guardare un mondo sempre più globalizzato e senza confini. Era proprio veramente una grande famiglia, si aveva voglia anche di stare assieme. C'era un orgoglio del saper fare. Per me è stata, se vogliamo,
una seconda famiglia. Tutti coloro i quali partecipavano attivamente al lavoro consideravano un po' l'azienda come la loro. Devo dire che qui dentro ho trovato uno spirito di appartenenza che fuori non esiste. Lo spirito di fare qualcosa al servizio della città.